questo è proprio figo, è molto figo. Wow. Ragazzi, scusate, backstage è di qua. Ah, perfetto, grazie mille. Ciabatta cannone. Abbiamo una scatola riccia, una porchetta artigianale, una cipolla rossa alla ramellata in agrodolce e al guarnire, per dare un po' di croccantezza, un pochettino di nocciolina. Ovviamente il pane è di nostra produzione. Che meraviglia. Grazie. Ciao Ricky. Ehi. Hey. Che si dice? Tutto a posto. Ma hai capito che apri De Gregori? No, non l'ho visto che ancora. Che poi detta così suona male, ma in realtà apri io, il concerto. Io apro il concerto di del De Greghi. Farai l'opening. A De Greghi. Ma non tu hai capito esiste. Che stai tornando sul palco dopo 2 anni? Avete visto quanto è grosso il palco? Sì. Che sì. Mi cago sotto stasera, non so, svengo. Tanta attesa per l'inizio del concerto. Ho parlato con i fonici di Francesco De Gregori, di Riccardo Borsellino e di Sosia, perché poi oltre lui ci sono anche Ricky e Sosia, che sono due artisti palermitani, e mi hanno raccontato che questo è il 7° concerto di De Gregori e soprattutto il primo in Sicilia dopo tantissimo tempo, quindi c'è tanta emozione su tutti e due i fronti. Che tra poco si comincia. Ma prima con gli occhi di sfida assente da se stessa, come la gente che passa, che sfida. Bonsoir, bonsoir. Com'è tornare a un concerto? Com'è tornare a un concerto? Penso sia una cosa molto 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 bella. Molto bella, soprattutto dal punto di vista delle nostre emozioni. E sul palco quando? Ma spero il prima possibile. In realtà giorno 23 sono sul palco di Amnesty Italia a Rovigo. Quindi è la prima data italiana, bello. Finalmente ci siamo. Bocca finalmente. Al lupo. Grazie. Brava. Ciao. Che sfortuna. Sei più la tua amica, che adesso stai vivendo un'altra vita. Cioè, non vuoi scendere più, penso. Avrei fatto tanto 86. Bravo, bravo. Figa, vero? Figa. Tra steward, hostess, gente che si occupa di food and beverage, gente dietro le quinte, gente sotto il palco, operatori sanitari, polizia e quant'altro, avrò contato almeno un 120-130 persone. Poi chiederemo ovviamente il dato ufficiale, però pensate quante persone lavorano ad un singolo concerto. È incredibile. Io per contratto dovevo fare 3, massimo 4 canzoni e poi andarmene. Piano piano che andavo avanti nella mia micro scaletta, sentivo come un muggito salire lentamente dalle ultime file del pubblico, qualcosa che mi faceva capire che la loro tolleranza stava arrivando alla fine. E quindi io credo di non aver mai fatto più di 3 pezzi. Il 4° pezzo era opzionale, ma non ci sono mai arrivato. Cosa ho imparato da tutto questo? E quando vai voce e chitarra davanti a qualcuno, mai fare più di 3 pezzi. Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Generale, la guerra è finita, il nemico è scappato, hai vinto, è tutto. I'm gonna make you mine.
c'è anche la prossima canzone. Bellissimo, bellissimo, ragazzi. È uno spettacolo. A vedere la gente, incredibile la gente. Ringraziamo per essere stati qui con noi stasera. Grazie a tutti, buonanotte, buonanotte, grazie. Gente insegnata che non si alza, aspetta, aspetta il bis. Fuori, fuori! Se saremo tutti bravi, ci vedremo la prossima volta ancora in più persone e saremo ancora più vicini. Quindi incrociamo le dita e portatevi bene. E quindi? E quindi niente, e quindi siamo qua, è stato un concerto veramente delizioso. Com'è stato riprendere? Questa location meravigliosa. Riprendere, tu me lo devi dire, stai riprendendo. Te lo faccio io. Questa la metto, eh. Allora, Alvise, com'è stato riprendere? È stato molto molto bello. Molto bello, entusiasmante. Molto bello, straordinario. La location mozzafiato. Location, il voto io darei un bel 10. 10 per la location. Questo meraviglioso. Confermiamo il voto, non lo ribaltiamo. Guarda, prenditi tu la GoPro, vai sul palco, visto che tu puoi, e fai quello che vuoi. Dai, faccio un giro, un giro palco. E vabbè, dai, fatti un tour sul palco. Bellissimo. Un bacione. È andata. Tutto veramente splendido. Ragazzi, ci vediamo alla prossima, sempre con un nuovo concerto, sempre qui dalla Sicilia. Ciao. Senza fame, senza sete, senza anima.